Allora, visto che si è partiti e giustamente, come avviene sempre in queste manifestazioni, in questi incontri, dai ringraziamenti, e in linea preliminare ringrazio anch'io per essere stato invitato a questo convegno importante. Importante è dire poco, perché nel momento in cui noi ragioniamo di intercultura, ragioniamo su un qualcosa rispetto a cui la parola importante è troppo poco, perché noi ci troviamo dinanzi a un processo irreversibile. Quindi o si fanno i conti con questo processo, fecondandolo e portandolo a buon esito, in quello che io chiamo il futuro lussureggiare dell'ibrido, oppure ci sarà il contrario, ci sarà lo sfiorire, il conflitto. La storia muove a favore della ibridizzazione, nel senso che pur dopo tanti e violenti conflitti nelle relazioni culturali, alla fine ha vinto il nuovo, che è stato il frutto di una combinazione incrociata di civiltà. E se fino adesso, nonostante il conflitto, alla fine è emerso un novum, e nonostante le difficoltà, credo che una ibridizzazione, una forma nuova di civiltà, questa volta davvero mondiale, perché questo vuol dire globalizzazione, è un qualcosa che non solo è auspicabile, ma è possibile. Però non senza delle difficoltà. Nell'intervento del Ministro, anche negli interventi che abbiamo sentito qui, la parola che si è usata è soprattutto dobbiamo, è una parola di invito, è un'esortazione morale. E io invece insisterò un po', non tanto sul dobbiamo perché è scontato, ma sulle difficoltà e sui problemi che questo processo irreversibile presenta. Il titolo è Sistemi di credenze e condotte morali. Nella Strait delle facoltà, che era un dibattito dentro l'università sulle discipline universitarie, sostenuto da Kant, c'è un saggio se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio. E in questo testo Kant scrive: quando si pone la questione se la razza umana in generale progredisca costantemente verso il meglio, si tratta non della storia naturale dell'uomo, cioè se nell'avvenire sorgeranno nuove razze umane, ma della storia del costume considerata non nel concetto della specie, ma nel concetto della totalità degli uomini uniti sulla terra in società e distribuiti in popoli diversi. Quindi il progresso dell'umanità, pensata non nella forma naturalistica della specie, ma pensata nell'ordine della società. E qui ci sono due passaggi che mi servono da chiave del mio ragionamento. Kant dice la società, gli uomini considerati nel concetto della loro totalità,
uniti sulla terra in società e distribuiti in popoli diversi. Uniti sulla terra in società, in totalità e distribuiti in popoli diversi. Qual è il problema che questo testo pone? Che gli uomini muoveranno verso il progresso se rafforzeranno questa loro unità senza perdere la loro diversità, distribuiti in popoli diversi. E allora il problema, primo, è formulabile così: quanto vi è di locale, di contestuale, di storico nelle morali e nelle condotte umane, quanto vi è invece di costante, di persistente, di universale. Detto in altri termini, esiste una comunità, una unità della natura umana nella distribuzione diversa delle culture, delle tradizioni e delle civiltà, distribuiti in popoli diversi, comune umanità distribuiti in popoli diversi. E qual è qui la questione che viene in evidenza? Questa distribuzione in popoli diversi forse oscura la comune umanità. Si tratta di ritrovare la comune umanità a fronte della diversità. Nella storia evolutiva della specie umana noi vediamo che a un certo momento i processi culturali hanno differenziato questa comune umanità. Più andiamo indietro, più ci somigliamo. Se andiamo verso la nostra radice animale, ci somigliamo. I lavori di Cavalli Sforza in questo senso sono interessanti. Più andiamo avanti, più ci differenziamo, perché i processi culturali sono stati accelerati rispetto all'evoluzione naturale. I processi culturali c'è stato un momento di differenziazione intenzionale, mentre nei processi naturali non c'era una differenziazione intenzionale. A un certo momento nell'Homo sapiens è apparsa una differenziazione intenzionale, e allora le diverse culture, le diverse enclave umane hanno prodotto forme di vita diverse, talmente diverse da risultare spesse volte tra loro incomprensibili e capaci di fare dimenticare la comune umanità. Quindi questa diversità è diventata molte volte fraintendimento e conflitto. Allora è chiaro che in una logica interculturale bisogna fare emergere, fare riapparire questa comune umanità persistente oltre indipendentemente dalle diversità. Questo è avvenuto in tutte le forme. La prima grande forma di differenziazione è stata quella del linguaggio. Il linguaggio è la forma naturale di comunicazione, però di fatto le lingue devono essere tradotte per potersi intendere e comunicare. La lingua per sé è comunicativa, ma le lingue di per sé non sono comunicative. Se uno non entra nella parola dell'altro, evidentemente non ha la possibilità di attivare quel tratto comune. Qual è il tratto comune? Il linguaggio come principio naturale della comunicazione. La diversità contraddice questo principio naturale. Ci deve essere un atto riflessivo, interpretativo, cioè riprodurre la dimensione del comune a fronte del diverso. E già capite bene come è difficile questo dal punto di vista del linguaggio. Bisogna imparare le lingue. Magari una lingua si impara, ma imparare una lingua non è sufficiente per entrare in una mentalità, perché la mentalità è fatta da riti, miti, credenze, simboli, sintassi. Gli antropologi questo l'hanno studiato da tempo. Ecco, allora non si tratta soltanto di tradurre parole, ma di interpretare simboli, di penetrare forme di vita. E capite bene
che questa dimensione non è una dimensione che possa trovare una facile, immediata risoluzione. Ecco, ora, miti, dicevo, riti, miti, simboli. Nella caratteristica sottesa che gli uomini, le morali, sono quelle strategie elaborate dalla specie che tengono insieme e legati gli uomini. Cos'è la morale? Do una definizione di comodo, perché evidentemente affrontare il problema nel dettaglio non è possibile in questa sede. Ma la morale è il modo in cui gli uomini, distribuiti sulla terra per territori e culture, stanno al mondo. La morale è la modalità attraverso cui gli uomini si legano insieme. Perché senza la dimensione della morale ci sarebbe la assoluta separazione tra gli uomini, cosa impossibile. E qui il punto importante. Molte volte si intende la morale come deontologia, il dover essere, l'essere conformi a una norma. Questo è il modo comune con cui si intende la morale. Io da tempo, ma non solo io, sostengo che se si deve fare qualcosa, la si deve fare perché non può essere altrimenti. Se gli uomini devono essere conformi a regole, questo è inevitabile perché lo stare insieme, ontologia della morale, è una condizione originaria in base a cui ogni uomo che nasce si trova da sempre legato. Nascere vuol dire essere frutto di legami, entrare entro legami. Ecco perché le morali precedono la vita dei soggetti. Quando noi nasciamo, entriamo in una comunità. Quando noi cresciamo, apprendiamo le regole della comunità. Non a caso la parola ethos vuol dire abitudine, vuol dire consuetudine. Le morali in fondo sono strategie di riuscita nella vita, abiti. E questa è la natura fondamentale di una regola. Anche qui c'è un errore di fondo, si pensa la regola sempre come una dimensione repressiva. E si dimentica che la regola può diventare repressiva, ma originariamente è istruttiva. È un apprendere modelli di comportamento che realizzino riuscite, esiti finali compiuti. Un bambino, quando nasce, gli si insegna a usare le forchette nella nostra civiltà. In altre civiltà non c'erano le forchette, non ci sono le forchette. Gli si insegna come mangiare, a come consumare il cibo. Quindi gli si forniscono regole, ma queste regole sono regole di riuscita, secondo il classico principio che un'azione è riuscita quando col minore sforzo si ottiene il massimo risultato. Quindi le regole di fatto sono elementi che semplificano e sono selezionati dalla storia, nel tempo. Ci sono sperimentazioni che perfezionano le regole, allo stesso modo in cui nelle società poi si cambia il diritto. Ecco, il diritto che cambia non è altro che un perfezionamento rispetto ai comportamenti degli uomini. Allora, questo avviene non in un astratto mondo, nelle società che diventano diverse perché hanno riti diversi, miti diversi, memorie diverse. Dico di passaggio, e poi procedo in questo tipo di ragionamento,
la combinazione di riti, miti e memorie la possiamo chiamare una memoria culturale. Un popolo è popolo perché ha una memoria culturale. E la memoria culturale non è una memoria personale, ma è una memoria effettivamente rituale e strumentale. La memoria personale è una memoria che uno ha per le cose che ha fatto nella vita. La memoria culturale è una memoria di generazioni. E la memoria delle generazioni non passa soltanto attraverso racconti individuali, i nonni, ma attraverso istituzioni sociali. Le istituzioni sociali sono la permanenza della memoria nell'azione costante degli individui. Potete mai staccare un comportamento individuale, una mentalità dai suoi riti? È come scorticare, togliere la pelle. Com'è possibile? La struttura, il profilo individuale, personale, si conforma, si costruisce storicamente dentro la memoria culturale, che costituisce quella che in senso lato chiamiamo l'identità. Vi porto un esempio di quello che vuol dire memoria culturale, che è linguistico, ma è anche simbolico. Dico per brevità che nella tradizione di Israele l'atto fondativo di quel popolo è stata la liberazione dall'Egitto, che avete visto anche al film, in televisione. Il popolo di Israele nasce uscendo dall'Egitto, sotto la guida di Mosè. E qui c'è un altro fatto importante: ogni cultura ha memorie fondative, ci sono atti fondatori che istituiscono una cultura, ci sono i fondatori di città. In Italia, atto fondatore, via Garibaldi, via Vittorio Emanuele. Perché questi nomi? Anche per chi non lo sa, nessuno sa chi è Vittorio Emanuele, forse oggi con internet si raggiunge, ma sono nomi che costituiscono una memoria culturale. C'è un'identità perché ci sono gli stessi nomi che sono eventi fondatori. Allora sempre un evento fondatore. Allora il rito e il mito sono questa cosa qui. Il rito si concreta nella dimensione immaginaria del mito. Il rito è la condotta, il mito è la immaginazione dell'origine. Per cui ci sentiamo uni. Capite? Se ogni popolo ha un mito, ogni popolo è uno rispetto al suo mito, ma è diverso rispetto agli altri. Come si fa a stare insieme? E questo è un problema molto importante. Allora, vi leggo questo testo perché è illuminante. Allora, l'atto fondatore dell'Israele è l'uscita dall'Egitto. Si appartiene a questo popolo se si è eredi di quella tradizione e ci si sente parte di quell'origine. E nella liturgia ebraica del Seder, che è il banchetto di istruzione dei ragazzi, ecco, qui parliamo di formazione, è la grande lezione ai bambini sull'Esodo, si leggono quattro testi della Torah che indicano quattro comportamenti, e indicando i quattro comportamenti indicano anche quello giusto e quello sbagliato rispetto a questa memoria e al modo di coltivarla. State attenti, mi dispiace di non avere la slide, perché questo testo è centrato sui pronomi. Il primo testo: se tuo figlio domani ti chiederà che cosa sono le testimonianze, le leggi e gli statuti che il Signore nostro Dio vi ordinò, di a tuo figlio: noi fummo schiavi del Faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano forte. Qual è la cosa interessante di questo testo? Quando tuo figlio ti chiederà
che cosa sono le nostre leggi, il nostro Dio, tu risponderai: noi fummo schiavi. Il pronome dominante è noi. Cioè gli insegnerai che lui è parte. L'identità del noi, lui è, perché è l'identità del noi. Ed è il noi è dato da che cosa? Dal fatto che Dio ci ha dato gli statuti e le leggi. Questo nella pedagogia giudaica è chiamato il ragazzo saggio. È saggio perché ha memoria e identità, si sente parte di un tutto, si parlava all'inizio di tutto. Allora, il banchetto del Seder insegna al bambino che quelle leggi a cui lui aderisce lo istituiscono come colui che è stato salvato dall'Egitto. Quindi rito e mito insieme. Secondo testo tratto dall'Esodo. E avverrà che i vostri figli vi diranno: che significa per voi questo rito? Allora risponderete: è il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele e colpì gli egiziani. Il primo bambino cosa chiede? Qual è la domanda? Gli statuti del nostro Signore. Quindi il bambino si sente già parte nella formulazione stessa della domanda. Qui il bambino dice il vostro, che significa per voi, e quindi nel formulare questa domanda il bambino si sente fuori rispetto a voi, si sente staccato dalla sua tradizione. E questo è il bambino cattivo, perché ha perso la sua identità. Oggi nei processi di secolarizzazione sono più i cattivi che i buoni, e c'è una crisi nella crisi di cui parlerò tra poco. E poi c'è il bambino che sta imparando, l'ingenuo, che domanderà: che significa questo? Non usa né il noi né il voi. Che significa questo? Ma insegnandogli cosa significa questo, il bambino ingenuo diventerà il bambino saggio. Oppure diventerà il bambino cattivo. Ecco l'acquisizione di un'identità. Ma tutto questo tramite cosa? Le leggi e i precetti, tramite le forme di vita. Perché questo è l'ethos. E noi non possiamo parlare di intercultura in modo adeguato se non intrecciamo i temi esistenziali, le vite diverse tra di loro. E quando si entra su questo terreno, comincia il conflitto. Pensate il burka, pensate il velo. E questa cosa qui, riti, c'è dimensioni identitarie che per loro sono significative. E ancora di più, il diritto e la giustizia della pena di morte. Perché laddove è forte il senso di comunità, la comunità ha il diritto di uccidere. E loro ci credono. C'erano culture in cui le persone venivano decapitate e questo era sostanzialmente come andare a pranzo, perché era normale per quella cultura. E qui viene fuori il problema sulla democrazia. Noi quando pensiamo alla democrazia la pensiamo come il migliore dei regimi politici, la forma migliore di organizzazione della società. E allora cosa facciamo poi? La esportiamo? La imponiamo con la violenza? Che diritto abbiamo? E quelli capiscono che la democrazia è migliore? Lo capiscono attraverso un'occupazione? E capite bene come l'intercultura ha problemi molto profondi, perché deve affrontare queste cose qui. E poi l'ultimo, il bambino che ancora è neonato e che non pone neanche la domanda.
L'ingenuo chiedeva che cosa significa questo. E poi l'ultima parte, lo spiegherai a tuo figlio. Il bambino ancora non domanda, però si formerà come uomo in quei riti e in quei miti. Ho portato questo esempio perché questo esempio riguarda tutte le culture. E l'ho portato per una ragione decisiva. Perché se miti, riti, tradizioni danno l'identità a un popolo e ai soggetti, per cui dirsi italiano vuol dire eccetera eccetera. Ecco. Ora, qual è la questione? Che quando questi popoli diversi si incontrano nella grande mobilità, questa diversità è immediatamente percepita A, come estraneità, B, come giudizio di valore, è meglio il mio modo d'essere o il suo? È spontaneo che ognuno dica, non fosse altro che per abitudine, che il suo modo è il migliore, anzi è l'universale. Se l'altro pensa allo stesso modo, il conflitto è inevitabile. Ora, quando i popoli erano distanti, pur nelle grandi mobilità, c'erano aree indipendenti. La caratteristica della globalizzazione è che ha messo insieme, in tempi brevi, distanze estreme. E questo è diventato esplosivo, perché non ci sono stati i tempi evolutivi della mediazione. Già nei tempi evolutivi della mediazione c'erano conflitti, ma quantomeno c'erano i tempi evolutivi, un'occupazione era sempre parziale rispetto a un popolo, anche se le grandi elite culturali sempre hanno cercato di produrre quella che si dice una integrazione. Quando Alessandro Magno va in Oriente, la prima cosa che impone sono i matrimoni misti. Sono i matrimoni misti perché soltanto attraverso una mescolanza di riti e di culture e di pratiche di vita. Perché la circolazione delle idee nell'universo intellettuale è sempre stata internazionale, no? Interculturale. Le grandi elite culturali si sono parlate sempre nella storia. Non è che fossero d'accordo, ma si sono parlate. Ma a livello di popoli questa cosa non è stata così immediata. Ma anche le elite culturali si sono lottate tra di loro. Quando si diceva all'inizio l'università deve formare all'intercultura. Ma voi sapete bene che non sempre è avvenuto così, che c'è stata una cultura razzista che ha teorizzato il razzismo. Integrazione, sì, bruttissima parola, perché l'integrazione può essere integrazione di qualcosa di inferiore in ciò che è superiore. E queste grandi elite intellettuali si sono sentite superiori in due modi. In due modi, superiori rispetto al loro popolo e l'una cultura superiore rispetto all'altra. Quindi una generazione di conflitti. Quando voi leggete la storia, guerra, eccetera, eccetera, questa cosa è. E la cosa è da caponarsi la pelle, perché nella storia di massacri ce ne sono stati a non finire. Ecco. Alessandro, i matrimoni misti. Alessandro, matrimoni misti, figli, nuove generazioni, Ius Soli fa l'impero. Alessandro Magno ha capito lo Ius Soli, perché l'impero ellenistico era universale, il leghista non lo capisce. Alessandro Magno sì. Voi mi direte, ma è Alessandro Magno. C'entra anche. Ecco, capite bene? Allora, cercare
attraverso, ecco la cosa importante, la mimesi delle vite. La mimesi delle vite. L'intercultura non può essere un fatto intellettuale, perché la cultura nel senso sociologico, che ho detto, nel senso storico è memoria culturale, miti, riti. E quindi la somiglianza può nascere attraverso la mimesi, attraverso la contiguità. Come diceva Martin Buber, due persone non sono uguali perché condividono la stessa idea, sono uguali perché praticano la stessa vita. Ecco perché l'intercultura non può essere un fatto intellettuale, ma deve essere una procedura reale. Come facciamo a capirci? Stando accanto, mescolandoci. Voi farete dei laboratori oggi, ecco, penso che nei laboratori le tecniche da studiare sono il modo in cui stare insieme. E nella scuola, soprattutto nella scuola primaria, beh, lì c'è la palestra fondamentale per sviluppare atteggiamenti mimetici. Ma non è semplice, perché esistendo il patrimonio culturale, i miti, i riti e le leggi i ragazzi li hanno presi dai loro genitori e non li hanno dimenticati. Quindi anche entrando in una scuola, pur essendo nati in Italia, il patrimonio della memoria culturale è quello lì. Quindi non è una questione di età. E quindi un'operazione sviluppare processi mimetici. Quindi non condividere le stesse idee, ma sviluppare comportamenti, non dico uguali, ma tali che l'uno capisce il senso del comportamento dell'altro. Perché anche i comportamenti possono essere diversi, ma se sono diversi, ma tu capisci il senso del comportamento dell'altro, già c'è relazione. Ma se tu vedi nel comportamento dell'altro un qualcosa di insensato, beh, qui o è pazzo o è guerra. Quindi la mimesi non vuol dire condividere il comportamento, comprendere quel comportamento. E quando lo comprendi si crea la condizione del dialogo. Ma se tu non lo comprendi non è possibile il dialogo. Come diceva già Aristotele, che la sapeva lunga, per parlare insieme ci deve essere un terreno comune per dibattere. Se non c'è il terreno comune non è possibile il dialogo. E perché nell'intercultura è difficile dialogare? Perché non c'è il terreno comune, perché il background è diverso. E allora la penetrazione non può avvenire intellettualisticamente attraverso il discorso, ma deve venire esistenzialmente attraverso le pratiche di vita, attraverso quella bella parola che è la contaminazione, lasciarsi contaminare, non vivere gli altri come lebbra. Detto così è facile, ma perfino l'odore di un'altra pelle ti distanzia. Per cui tu puoi fare una bellissima conferenza interculturale, ma poi ti trovi un'altra pelle che ha un altro odore, puoi per il gusto dell'esotico anche affascinarti, ma poi puoi avere per la paura del puro l'istinto di staccarti. Ecco, queste sono le dimensioni. Quindi l'intercultura deve impostare procedure, ma deve sostanzialmente attivare forme di vita. Ultima complicazione, non l'ultima, una complicazione ulteriore in questo, detto che in poco tempo la globalizzazione ha messo assieme cose totalmente diverse, senza il tempo della decantazione, il tempo della traduzione. Ma questo impatto che cosa ha prodotto? Ha prodotto una doppia crisi. Intanto la crisi che ho descritto prima, mondi eterogenei che si incontrano e si scontrano, o quantomeno hanno difficoltà di capirsi. Ma quando questo impatto avviene velocemente,
non solo i mondi diversi non si capiscono, ma ogni mondo ha di rimbalzo l'influenza di quello accanto, di quello che incontra, e quindi è rotto dentro da quello che incontra, e quindi perde la propria identità, diventa problematico rispetto a se stesso. Quindi c'è la crisi di estraneità che si converte in una crisi di identità interna alle diverse culture. Questa crisi di identità che cosa produce? Produce fondamentalismi. Perché cosa sono i fondamentalismi? I fondamentalismi sono colpi di coda minoritari a fronte della perdita della propria identità. E noi ci troviamo adesso in una situazione particolare, che questi popoli che noi li incontriamo non hanno più identità integre, perché sono sotto il processo di secolarizzazione che avviene da questi scambi misti. E allora che cosa succede? Che nei comportamenti diventi occidentale, prendi gli stili occidentali, dimentichi la tua identità. Ma quando per caso poi ti trovi in una situazione marginale, in cui quei diritti non sono condivisi, l'identità che non ti sembrava importante perché avevi altro, avevi consumi, eccetera, eccetera, quando ti trovi nella periferia di Parigi, allora l'arma del passato e della tradizione diventa un'arma politica per andare contro. Cioè ti riscatti riprendendo la tua vecchia memoria o un pezzo frammentato della tua vecchia memoria per acquistare identità. Questo è il fondamentalismo. Allora non si capirebbe il fondamentalismo, non si capisce se non a fronte dei fenomeni di decomposizione e di secolarizzazione delle culture. E oggi siamo tutti secolarizzati. Questo può essere uno svantaggio, perché siamo fantasmi. Ma può essere un vantaggio. Si può riscoprire in questa differenza, in questo profilo di differenze che diventa incerto, si può scoprire più facilmente, forse, la comune umanità. In questo vacillare delle identità, forse è venuto il tempo di scoprire la comune umanità. E concludo con una indicazione. In tutte le culture c'è un segno che non è molto, ma è sufficiente per indicare che c'è una comune umanità. In tutte le culture troviamo diversamente formulata la regola d'oro. La regola d'oro è, nella nostra versione, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, che è il principio universale del legame sociale. La troviamo in tutte le culture. La più antica versione scritta è contenuta nei testi, negli inni sacri di Zoroastro, 628-551 avanti Cristo, ma riportano testi orali più antichi. Quello che è bene per tutti e per ciascuno e per chiunque, quello che è bene per me, quello che io ritengo sia buono per sé, io lo devo per tutti. Solo la legge universale è la vera legge, testo della Vesta. Troviamo questo nel jainismo. Nella felicità e nella sofferenza dobbiamo riservare a tutte le creature lo stesso trattamento che riserviamo a noi stessi. Lo troviamo in Confucio. L'allievo chiede: esiste forse un adagio che possa guidare la nostra condotta per tutta la vita? Il maestro disse: vi è l'adagio, non imporre agli altri quello che non imporresti a te stesso. Potrei andare avanti a lungo, ma faccio queste citazioni per indicarvi che nella diversità delle culture c'è il principio
persistente che lega gli uomini gli uni agli altri nel reciproco rispetto. Quando si incontra un'altra cultura, questo vale per gli uomini dentro una cultura, ma quando si incontra un'altra cultura non bisogna dimenticare che probabilmente anche in quella cultura c'è la stessa regola. E se c'è la stessa regola, c'è il punto di leva del rispetto universale. E quindi accostare l'altro con rispetto, cercando nel suo codice le leggi di rispetto e fare emergere l'universale sotto il particolare. E c'è una versione interessante su cui io concludo di questa regola, che non è non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, ma una versione positiva: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Il non equivale a non nuocerti e non nuocere. Ed è un principio di giustizia, non infliggere all'altro un patimento che non vorresti fosse inflitto a te. Non nuocersi, ma basta non nuocersi per comprendersi? Allora fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. E quindi se ti senti incompreso, cerca di comprendere. Se hai sbagliato, cerca di correggerti. Se sei in difetto, cerca di perdonare. Entra nell'empatia con l'altro. Non basta non nuocersi. Per comprendersi bisogna prendere la veste dell'altro e farsi reciprocamente carico, come dire, prendersi comunemente in custodia. Ma questo mette a rischio, ma forse è un rischio necessario perché risplenda nel futuro tra gli uomini la pace.